Siamo oggi con il direttore del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, il professor Roberto Iovino. Tra poco noi incontreremo i suoi studenti, direttore, e chiederemo loro di raccontarci che cosa provano quando suonano. Le emozioni fanno parte di un'esibizione musicale, immagino anche del suo lavoro, quindi cominciamo da questo. Che cosa prova lei quando vede suonare i suoi studenti? Ha detto giusto, l'emozione fa per tutti, perché la musica coinvolge in questo istituto gli studenti insieme ai docenti, assieme al direttore, insieme a tutti i collaboratori. Fare musica è un'esperienza sicuramente molto bella e unificante sia dal punto di vista razziale che dal punto di vista anagrafico. Si fa musica tutti insieme, al di là dell'appartenenza, dell'appartenenza a un paese o a un altro, dell'appartenenza a una lingua o un'altra e anche dell'età. Quando si fa musica si è tutti insieme. E quindi quando vedo i miei studenti suonare in determinati contesti, soprattutto in alcuni momenti, certo un po' di emozione la si prova sempre nonostante l'età avanzata. L'arte della musica sviluppa anche competenze, potenzialità e sensibilità importanti e diverse per gli studenti. Quindi che cosa si porta a casa un ragazzo quando esce da un percorso formativo come quello del conservatorio? Si porta a casa molto, secondo me, perché la musica è un mezzo formativo straordinario. Intanto, chiaramente, come diceva lei, dal punto di vista della professionalità, naturalmente questo è un istituto professionale, un istituto che prepara i musicisti alla carriera del musicista, quindi a una carriera tecnica. Ma al di là di questo c'è qualcosa di, secondo me, di anche più importante, cioè aiuta alla socializzazione. Cantare insieme, suonare insieme, vuol dire stare insieme agli altri, vuol dire accordarsi con gli altri, vuol dire essere in sintonia con gli altri, non in competizione come può essere nello sport, ad esempio. E questo credo che sia una forma educativa straordinaria. Tra poche settimane si svolgerà anche un evento a Tortona, Perosi 2017. Tortona, intorno alla figura del maestro Lorenzo Perosi, sta cercando di trasformarsi in città della musica e di portare quindi la musica anche in luoghi diversi da quelli tradizionali. Quanto è importante quindi la partecipazione, anche la vostra partecipazione a questo evento? Beh, intanto mi devo complimentare con Tortona perché sta veramente facendo un grande lavoro intorno a Perosi, che era stato anche un po' dimenticato e che adesso sta tornando di nuovo al centro di attenzioni da parte degli studiosi, da parte dei musicisti. E questo è sicuramente merito dei tortonesi che lo vogliono, lo desiderano ed è sicuramente un modo per trasformare la città di Tortona, come altre città che hanno fatto un percorso simile con altri autori, in un luogo privilegiato di cultura, e quindi questo non può che far che bene a Tortona. Da parte nostra, che non siamo tanto distanti da Tortona, naturalmente ne siamo ben felici, perché è una possibilità di collaborazione ulteriore ed è anche una possibilità di incontro, perché quando ci sono manifestazioni del genere c'è la possibilità di sentire altri musicisti che arrivano magari da altri conservatori, da altri centri, quindi sono confronti costruttivi che sono sempre positivi. Nella vostra esperienza, quando uscite dalle aule del conservatorio, quindi andate nella città, avete già avuto modo di capire qual è la risposta di un pubblico diverso da quello tradizionale? Noi da anni lavoriamo anche in ambiti differenti, perché secondo me uno degli obiettivi dei conservatori deve essere anche quello di integrarsi con il territorio in cui lavora, in cui opera, per cui ad esempio l'anno scorso abbiamo organizzato concerti nel carcere di Marassi, abbiamo organizzato concerti in un ospedale. Quindi siamo andati anche in luoghi che non sono i luoghi della musica, ma che secondo noi è giusto che siano in qualche modo anche toccati dalla nostra esperienza. E così come partecipiamo ad altre manifestazioni congiunte con altre istituzioni. Credo che siano incontri utili e normalmente c'è una risposta del pubblico molto interessante, proprio perché andiamo a toccare e esplorare settori magari meno frequentati abitualmente.